Per quanto riguarda Sandman, vabbè, io ho visto tutta la serie TV, ecco, come si può dire, un ritmo altalenante, cioè proprio anche a livello di qualità degli episodi. C'è troppo Disney dentro, secondo me, alla fine, non vi anticipo nulla, però ci sono delle trovate molto disneyane, che non so se sono proprio frutto della testa di Neil Gaiman o degli autori di Netflix, però alcune cose mi sono piaciute molto. E pensate che è una serie vietata ai minori di 18 anni, ragazzi, e non si capisce il perché poi ci sono delle scene cruente che in qualche maniera lo accostano a Stranger Things, cioè non si va oltre quel tipo di orrore, ecco, e di violenza. Però la serie è vietata ai minori di 18 anni, non riesco a spiegarmi il motivo, ma le cose stanno così. Ma la sorpresa per me grossa è stato scoprire che invece la serie a fumetti è stata in parte illustrata da Sam Keith, adesso non so come si pronuncia esattamente, che è uno dei disegnatori che preferisco. E non so se ve lo ricordate, The Max, quella serie Image che non è andata molto lontano, ma ha avuto fra i suoi sceneggiatori anche un certo Alan Moore. Serie bellissima, forse saranno 20 episodi, adesso non so. Ed era illustrata proprio da questo signor Sam Keith, che poi ha fatto anche un Wolverine contro Hulk, che è stato pubblicato in Italia Marvel 100%, o 100% Marvel. Lo acquistai anni fa e come al solito l'ho rivenduto, perché purtroppo sono fatto così. Quindi niente, mi piacerebbe leggere almeno la run in cui c'è lui, che probabilmente, forse essendo roba del passato, magari non aveva affinato proprio quello stile che ho visto su The Max, ma qualcosa del Sam Keith del futuro probabilmente lo possiamo ritrovare anche in queste vecchie storie di Sandman. L'altro aspetto che mi ha colpito, non saprei dire se in maniera positiva o negativa, è proprio la caratterizzazione dei personaggi. Proprio l'aspetto fisico, ecco, intendiamoci, sono tutti molto modiglianeschi e non credo che sia una cosa mutuata dal fumetto questa, perché io sono andato a guardarmi bene le tavole, ecco, il Sandman del fumetto sembra Robert Smith di Cure. Mentre il protagonista della serie, non so, ecco, vedevo circolare qualche tempo fa un meme dove al posto del volto dell'attore che interpreta Sandman avevano messo quello di Zoolander, ecco. Diciamo che calza alla perfezione. E come spesso accade in queste serie TV, ma anche in quelle a fumetti, i comprimari rischiano di fare un figurone rispetto al protagonista. Infatti anche in questo caso c'è un antagonista che ruba un po' la scena a Morfeo, ed è il Corinzio, che in realtà è un incubo creato da Morfeo, che riesce a sfuggire al suo controllo e che in qualche maniera ordisce un complotto sui danni nel mondo reale. Ed è un personaggio fantastico, sia per come caratterizzato dal punto di vista non grafico ma dell'aspetto nella serie, sia dal punto di vista psicologico. Veramente uno di quei cattivi per i quali finisci per tifare, e magari potrebbe diventare anche il protagonista di una delle stagioni successive. La caratteristica invece che mi ha convinto meno è stato il povero John Constantine, che diventa una donna, diventa Joanna Constantine, perché ormai diciamo che le cose vanno un po' così. Invece di sforzarsi di creare dei personaggi credibili al femminile, trasformano gli uomini in donne, cioè, non so qual è la logica, cioè, siamo talmente poveri di idee ultimamente che si prendono i brand di successo o di semi-successo e gli si fa cambiare genere, cioè come se James Bond domani diventasse
Jasmine Bond.